L'aglio rosso di Sulmona è un ecotipo del nostro territorio. L'aglio è un insaporitore, vale a dire esalta il sapore dei cibi ed è usato da millenni. L'aglio rosso di Sulmona ha particolari qualità organolettiche e salutari, queste ultime ben descritte dalla letteratura farmacologica. Oggi l'ecotipo è iscritto nel Registro Nazionale delle Varietà Ortive. Il Consorzio è l'unico soggetto autorizzato a commercializzare il seme certificato. Quello di oggi è un convegno molto importante, soprattutto perché presenteremo appunto gli obiettivi che cercheremo di raggiungere. Sicuramente da quest'anno inizieremo a lavorare seriamente per la tutela del prodotto. Dall'anno prossimo avremo un codice a barre che identificherà, oltre che il prodotto, addirittura la particella dove è stato coltivato. Arriveremo all'acquisto della calibratrice che per legge avremmo dovuto avere già da tempo. Abbiamo già, rispetto al passato, trovato sicuramente nuovi sbocchi di mercato che non li abbiamo proprio cercati noi, sono venuti da soli. Nel momento in cui abbiamo iniziato a valorizzare il prodotto abbiamo avuto contatti da grossisti del nord che pagano il prodotto veramente per quanto vale. Grazie al sito internet e all'attività che continueremo a svolgere troveremo nuovi mercati e quindi soprattutto nuovi mercanti. In questa 19ª edizione c'è che la novità innanzitutto è che abbiamo deciso di nominare Mister Aglio Rosso 2013, cioè il miglior produttore della zona di aglio rosso. L'altra novità è che quest'anno ci stiamo battendo per far riconoscere il riconoscimento IGP e siamo convinti che raggiungeremo anche questo traguardo. Oltre ad una sede, il Consorzio ormai ha un sito internet www.consorzioagliorossodisulmona.it. La sagra dunque si terrà nei giorni 12, 13 e 14 luglio in località Campo di Fano, nella grande piazza Peppino Impastato. Le tre serate saranno allietate da complessi musicali con l'apertura di stand gastronomici con prodotti tipici locali. Un'iniziativa molto importante a cui la città di Sulmona è molto vicina, anche perché è un'iniziativa del territorio. Dobbiamo con forza rilanciare questo tipo di iniziative di tipo diciamo comunicativo, ma soprattutto di tipo economico. Un esempio è anche un'apertura che ci sarà a brevissimo in via Federico II, dove sarà sede di un consorzio per la vendita e promozione dei nostri prodotti tipici, tra i quali quelli dell'aglio rosso, che è una delle risorse molto importanti che vanno valorizzate nel territorio sulmonese. Noi pensiamo che il futuro di tutta la Valle Peligna sia sulla produzione dei prodotti tipici dell'agroalimentare. Non solo l'aglio, diciamo anche altro. Non solo l'aglio, parliamo di tutti i prodotti tipici olio. Nostri, come l'olio, il vino, perché riteniamo che siano prodotti che hanno una loro specificità. Io come assessore quest'anno ho deciso di dare un contributo alla valorizzazione di questo straordinario prodotto. Parlo di straordinarietà perché effettivamente l'aglio rosso è un prodotto unico, tant'è che ultimamente una nota rivista nazionale lo ha definito l'oro di Sulmona e ovviamente non possiamo che definirlo in questo modo, perché rappresenta un prodotto unico, rappresenta parte dell'economia locale e noi politici abbiamo il diritto e il dovere assolutamente di valorizzarlo.